Cristian, benvenuto intanto. Come insomma sei arrivato qui da qualche giorno, come ti sei trovato, come ti stai trovando in questa nuova squadra, il Modena, che è proprio dall'altra parte del secchio rispetto a quella dell'anno scorso? Intanto grazie, mi sto trovando bene, stiamo lavorando forte, l'intensità è alta, la qualità del gruppo è alta, quindi mi sto trovando bene, dai. E passi in una squadra che ha cambiato anche il gruppo tecnico, cioè l'allenatore, insomma c'è stato un cambiamento importante e un modo di anche di lavorare importante diverso rispetto a quello l'anno scorso con un allenatore giovane. Sì, esatto, l'allenatore ha parlato delle sue idee, sono idee di gioco propositive. Noi adesso stiamo facendo un po', diciamo, fatica per capire appunto quello che vuole lui, anche perché sono cose diverse sia da quello che facevo io sia da quello che facevano loro, ma piano piano stiamo trovando la quadra giusta e secondo me possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Tu descriviti un po', siete un gruppo di centrali diversi, cioè tu e Zaro alti, magari gli altri un po' più nell'anticipo, insomma, tu che caratteristiche hai in particolare? Ma io ho quasi sempre fatto il terzo di sinistra, quindi penso di avere una buona gamba, sul lungo a campo aperto mi difendo bene, nello stretto magari un po' meno. E poi sono fisicamente, ho la mia struttura, quindi queste qui sono le mie caratteristiche principali, dai. Ti chiedo com'è nata la possibilità di questo tuo trasferimento, tra l'altro con una curiosità visto l'errore della Lega di Serie B che ti aveva dato al Cittadella inizialmente. Beh, c'è stata una possibilità, il mio procuratore mi ha detto che c'era questo interessamento, io gli ho detto subito se c'è questo interessamento andiamo fino in fondo e chiediamolo il prima possibile. Sapevo appunto che Modena comunque è una squadra di livello, soprattutto in categoria, e quindi non ci ho pensato un attimo e ho detto finché c'è la possibilità andiamo immediatamente. Dell'errore mi hanno avvisato anche a me, ma io avevo preso accordi per fare le foto, le visite, tutto quanto, quindi non sapevo niente, mi ha preso la sprovvista anche a me. Con un piccolo ritardo dovuto a una cosa insomma molto importante. Sì, esatto, la bimba. Che campionato di Serie B ti aspetti, Tony, in un campionato insomma dopo un po' di tempo? Sì, beh, io sono positivissimo, non vedo l'ora di iniziare. Il livello della Serie B lo conosco poco perché l'anno scorso non c'è in Serie C, quindi non lo so, sono pieno di aspettative e sono convinto che faremo una gran stagione. Grazie ragazzi.